Sì, io sempre sti capelli a fungo, ragazzi. L'ho lavato ieri, erano bellissimi. Sono andata in palestra, sono diventata in macello. Vabbè, però ormai mi sto abituando che io ho sti capelli e finché non me si allungano, la situazione è questa. E va bene così, te le spalla Bob. E che volevo dire? Oggi è un giorno, è il post Sanremo, ragazzi. Chi ha visto Sanremo? Io amo Sanremo. Amo tantissimo Sanremo, mi piace proprio tanto, sempre piaciuto fin da quando ero piccola. E dopo però ne parliamo insieme perché c'ho un po' di cosine che mi sono piaciute, alcune che non mi sono piaciute. E va bene. Adesso stamattina mi si incassa. Mi si incassa la voce, pure prima mentre giravo con i cani che parlavo con Samuele, mi si incassava la voce. Niente, che volevo dirvi? Io sono qui nel letto di Aurora, che lo devo rifare, in cameretta di Aurora, che tra parentesi mi sembra di ritornare in camera mia quasi, perché il letto è piccolino, eccetera, la stanza pure è piccolina. Non come era piccola la mia, perché chi mi segue dai tempi dei primi video di quando ero a Roma si ricorda che camera mia era veramente un buco, ragazzi. Questa in realtà è una camera, cioè avrei preferito averci una camera di questo genere io quando ero a casa a Roma con i miei, piuttosto che avesse quel buco, ma fa niente, quello c'era, quello passava al convento, è andata benissimo così e adesso mi rifaccio con la figlia, ovviamente. E niente, ragazzi, io adesso finisco di sistemare casa, devo pulire per terra perché i cani mi hanno fatto un casino e una volta pulito per terra, parliamo di Sanremo. Che ho passato la lavapavimenti, adesso la smonto perché devo ancora levare il panno. Ho acceso l'incenso e la mia lampada di sale che mi piace tantissimo. E niente, adesso vedo cosa devo fare perché fondamentalmente sono le 10 e mi sono arrivati tipo 4-5 messaggi tutti insieme mentre facevo le pulizie. Quindi adesso li guardo un attimo, vedo che cos'è e poi facciamo due chiacchiere. Allora, eccomi qua a fare la cosa che a me piace meno in assoluto, ovvero piegare i panni che sono usciti dall'asciugatrice perché devo metterci i panni che ho fatto la lavatrice dei scuri e poi devo fare la lavatrice dei colorati e poi devo mettere tutte quelle due lavatrici che ancora devo fare in asciugatrice. E poi venitemi a dire che noi che non andiamo a lavorare e che stiamo a casa non c'avevamo un cazzo da fare, eh? Perché io ho
Ho letto certe cose su Facebook che mi volevo mettere le mani tra i capelli e strapparmeli tutti per tutte le cose che ho letto, soprattutto da parte delle donne. Cioè, quando dicono che bisogna essere coese, diciamo, tra donne, hanno ragione, perché tutte le donne, cioè, c'hanno, secondo me, dei problemi a livello di invidia molto, molto, molto più grossi di quelle che hanno gli uomini. Vabbè, comunque questo è un discorso buttato là così, aspettate che alzo un pochino, ok. Allora, che dite, vi è piaciuto sto Sanremo? Allora, a me è piaciuto tantissimo il Comi, come lo chiama Amadeus, Comi, a me piace tanto, mi piaceva già da prima, mi piaceva già prima, già da quest'estate, insomma, quando ho cominciato a scoprirlo. Mi piaceva tantissimo e mi è piaciuta tantissimo la canzone che ha portato a Sanremo. Mi dispiace che non sia stato valutato. Mi è piaciuta anche molto la canzone di Mahmood e Blanco, ma perché fondamentalmente a me piace la tipologia di voce di Mahmood, così come mi piacciono le voci particolari tipo la voce di Michele Bravi, che io adoro. Amo tantissimo Michele Bravi, tant'è che ieri sera ero praticamente incollata al televisore quando ha cantato perché mi piace tantissimo, mi piace proprio come canta, mi piace come personaggio, mi piace, punto, basta. Quindi, insomma, l'ho guardato con molto interesse. Ripeto, mi è piaciuto molto il Comi, mi sono piaciuti tantissimo, meritatissimo il primo posto almeno di ieri sera per Blanco e Mahmood, molto molto meritato perché la canzone è molto bella sia musicalmente che di testo, che cioè proprio tutto, si sono proprio coesi alla perfezione. Non mi ha fatto impazzire la canzone di Massimo Ranieri, e lo dico a malincuore perché purtroppo, cioè purtroppo, a me Massimo Ranieri piace come cantante, mi è sempre piaciuto perché comunque è un cantante, come dire, poliedrico, nel senso che canta, balla, recita, è un po' uno showman, ok? Il problema è che secondo me la canzone non è proprio azzeccatissima, insomma, è troppo malinconica. In alcuni punti non riesco a capirla, quindi non è che mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuta tantissimo invece la canzone, di Morandi. Mi aspettavo qualcosina in più, devo dire, perché cioè, sapendo che gliel'ha scritta Jovanotti, mi aspettavo un qualcosina di più. Di più, insomma, invece è rimasta un po' così nel limbo, però non male, non male. Poi, per il resto, altre canzoni che mi sono particolarmente piaciute, non mi è piaciuta assolutamente Anamena, cioè assolutamente, meritatissimo l'ultimo posto perché è praticamente una cantilena. Non mi ricordo se nella scrittura ci sia Rocco Hunt della canzone di Anamena, ma se c'è Rocco Hunt si capisce per la presenza comunque della fisarmonica che gli dà quel tocco sì in più, però non, rimane comunque una cantilena, ecco, a me non piace. A me Anamena piace quando fa le canzoni estive, ma questa no, questa stavolta è stata proprio toppata la grande. Poi chi altro si è esibito ieri sera? Vediamo, fatemi ricordare perché 12 cantanti erano. Mi è piaciuta molto e anche quella è stata un posto meritato. La canzone di, oddio, della rappresentante di lista. Anche quella mi è piaciuta molto. Molto, 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 ma loro a me piacciono in generale, già dall'anno scorso mi piacevano, quindi mi è piaciuta la canzone. Poi, oddio, sto pensando a chi altro c'era. Noemi, la solita Noemi.
Noemi, la solita Noemi. Poi che altro? Ah, vabbè. Un po' sì, Giusy Ferreri, ma non mi ha fatto impazzire. Cioè, stiamo sempre lì, sempre nello stesso brodo. Gira che te li gira, raga, la minestra è sempre quella. Non mi è piaciuta, infatti non capisco come abbia fatto a vincere Sanremo Giovani. Non mi è piaciuto assolutamente il cantante che ha vinto Sanremo Giovani, che si è presentato con la canzone, contro il Big. Non mi è piaciuta assolutamente quella canzone lì. Che altro c'è stato? Fatemi pensare. Mamma mia, Mardeschiana sta giù in quel modo, fa malissimo. Che altro c'è stato? Allora, mi ho detto, Comi, Anamena, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Morandi, Noemi. Oddio, non me li ricordo più. Vabbè, comunque, senza che ve li dico tutti perché tanto è inutile, quelli che mi sono appunto piaciuti di più sono stati Comi, Blanco con Mahmood, e la rappresentante di lista. E Michele Bravi, ovviamente. Cioè, ragazzi, Michele è sempre presente, onnipresente nel mio cuore. E niente, questi sono stati quelli che mi sono piaciuti di più ieri sera. Ora vediamo quello che succederà stasera, perché stasera ci sono gli altri e ci sono comunque quattro cantanti che io, anzi anche cinque, perché ci sono. Vabbè, ora non mi prendete in giro questa cosa, però ci sta. Non mi prendete in giro per sta cosa, però vabbè, non mi prendete in giro per sta cosa. Comunque mi piace, stasera mi guarderò attentamente San Giovanni, H7, Emma, poi c'è Elisa, Irama, ho detto che erano 5 e gli altri non me li ricordo tutti. Comunque, questi cinque sono quelli che guarderò più attentamente. Fantastico, fantastico Fiorello, come sempre, ovviamente, ottima spalla per Amadeus. Bellissimi, bellissimi i Maneskin, non tanto sulla canzone Zitti e Buoni con cui hanno vinto Sanremo l'anno scorso, quanto piuttosto con Coraline. Io amo i Maneskin, sento i loro album li sento proprio a manetta tutti i giorni su Spotify, quindi so praticamente quasi tutte le canzoni a memoria. Ho le mie preferite. Che oltre a quelle che hanno già pubblicato, ce ne sono alcune che non hanno pubblicato, a me piacciono tantissimo, che non è che non hanno pubblicato, nel senso che non sono usciti come singoli in radio, ecco ancora, però ecco, devo dire la verità, sono rimasta molto 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 colpita in positivo da Coraline, dalla loro esibizione di Coraline, perché comunque ha un testo molto con le beep. Quindi mi piacciono molto questi ragazzi, mi piacciono veramente tanto, già dai tempi di quando hanno fatto X Factor, vabbè, quando hanno vinto quello. Ecco chi altro mi è piaciuto tantissimo, che mi dispiace che non sia stato capito, Achille Lauro ovviamente. Io so, per questi generi un po' così, per questa gente un po' strana. Vabbè, comunque, adesso finisco di sistemare i panni, mi vado a fare una tisana perché è giunto il momento e comincio a pensare a qualcosa per pranzo perché so già le 11. Oggi pomeriggio Aurora deve andare a karate, devo portare anche un suo compagno di karate a karate perché il fratello è in quarantena, ragazzi, cioè, stiamo veramente degenerando in questo momento e...
E va bene. Niente, tutto qua. A dopo. Raga, alla fine praticamente mi sono messa al computer, non ho preparato niente perché avevo trovato un negozio online che si chiama Shop Low Cost. Il problema è che c'ha le taglie troppo piccole, le mie misure non vanno bene. E mi sono messa su Shein a guardare un po' di vestiti per la comunione d'Aurora. Ho trovato qualcosa e mi sono persa lì e sono arrivate, è arrivata l'ora di andarli a prendere. Infatti a mezzogiorno e mezzo sto qua in macchina che devo aspettare 5 minuti che poi escono e quindi ho perso tempo. Cioè io non ci posso andare su Shein, anche perché poi mi sono accorta di una cosa, che io avevo già preparato un carrello di Shein 10 giorni fa, però ho detto adesso aspetto un attimo perché comunque non è una spesa per ora. Il problema è che mi sono accorta che ci ho messo la roba estiva e mi sono resa conto poi facendo un ragionamento che io sono un po' di giorni che ripenso all'estate. Ieri ad esempio sono andata a guardarmi anche un villaggio vicino, tipo vicino Foggia per aspettate. Tipo vicino Foggia per passare le vacanze quest'anno perché volevamo andare in Sardegna, ma troppo costosa. Sardegna troppo costosa, assolutamente, anche perché siamo quattro persone, ragazzi, non è che siamo pochi, quindi il prezzo è quello che è. Abbiamo optato per la Puglia. Ho trovato questo villaggio che si trova a Marina di Lesina, mi pare. Si chiama Albatross Village. Non so se qualcuno lo conosce, che c'è stato. Mi può far sapere come si è trovato, quanto costa, eccetera. Così magari riesco a darci un'occhiata un pochino meglio. E se no, indirizzatemi voi se conoscete qualche villaggio carino, qualche. Soprattutto organizzato per i bambini in maniera tale che io poi i bambini li lascio, soprattutto Alessandro lo lascio andare a divertirsi. E quindi niente, fatemi sapere se per caso c'è qualcuna che è andata in qualche villaggio in Sicilia, in Puglia. Carino per le famiglie, ovviamente all inclusive, non voglio cose tipo mezza pensione, robe varie. Io se devo andare in vacanza vado in vacanza per i pusamme. Quindi fatemi questo favore, dai, utilizziamo questo canale anche per queste cose che sono quelle poi più importanti. Dai, dai, commentatemi qui sotto, lasciatemi un commentino così poi io ci vado a guardare e ringrazierò la ragazza. Che praticamente mi farà trovare il villaggio che mi piace di più, insomma, anche a livello di prezzo. Niente, io vado a prendere i bambini perché mi sa che è giunto il momento e poi vado a casa. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, sono esattamente le 5:30 di pomeriggio. Alessandro ha finito tutti i compiti, ce n'aveva veramente tanti. Che c'è? Aspettate. Allora, vi dicevo, Alessandro ha finito tutti i compiti. Aurora invece ha dovuto recuperare delle cose di italiano che non aveva fatto, tipo una quindicina di pagine, e quindi ancora deve fare tutti i compiti. È andata a karate, ritorna tra un'ora e qualcosa, tra un'ora e un quarto, diciamo. Quindi lei praticamente alle 7 si deve mettere a fare i compiti per domani. Ottimo. Speriamo che si dà una mossa, se no noi stasera passiamo la serata praticamente a fare i compiti e a sentire Sanremo. Ragazzi, non è possibile. Io ho una figlia che veramente Alice nel Paese delle Meraviglie gli fa un baffo. Cioè lei è proprio, no, si è completamente scordata, nel frattempo io mi rifaccio un'altra tisana, si è completamente scordata di alcune deste benedette pagine. Perché la maestra praticamente non aveva fatto scrivere niente sul diario e tra parentesi non aveva scritto neanche niente nel registro elettronico. Quindi che è successo? Io non lo sapevo. Lei si era scordata, quindi non me l'ha detto. E sono passati tutto il fine settimana, è passato addirittura da giovedì che gliel'aveva detto. Quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì. Arrivo ieri all'uscita di scuola, quindi dopo 5 giorni, arrivo ieri all'uscita di scuola e sentivo queste mamme che parlavano di queste pagine. E detto,
Ma queste pagine, ma di che pagine state a parlare? Le 15 pagine d'italiano, io così come 15 pagine di grammatica? Cioè, mi ha preso un mezzo colpo e infatti poi quando è scesa io ho detto, ma scusami, ma le 15 pagine d'italiano che dovevi fare, le hai fatte? Dice, le ho fatte alcune, altre non ci sono riuscita perché è finita l'ora, perché l'avevano iniziato in classe, ok? Andiamo a vedere queste pagine, praticamente raga, di 15 pagine le aveva fatte due, 2 pagine aveva fatto, cioè... Io ho detto, ma porca miseria. Cioè, allora ci siamo messi ieri, un po' l'ha fatta ieri, ma comunque gli rimanevano ancora oggi 10 pagine di grammatica da fare e so tante cose, quindi ho fatto quelle perché poi la maestra gli ha detto ovviamente che domani le corregge. Quindi, con tutta la buona volontà di questo mondo, lei ha passato quasi 2 ore a fare 10 pagine e ancora deve fare 2 pagine di scienze da studiare, che adesso a questo punto gliele comincio a preparare io con una schematizzazione in maniera tale che famo prima, anche perché so cose comunque semplici. Deve fare 3 esercizi di no, 4 esercizi di matematica sulle equivalenze più altri 4 esercizi di cui 2 sono problemi, quindi ci metterà una vita e mezza e poi deve fare una pagina di italiano del libro di lettura dove alla fine deve fare anche un disegno di quello che rappresenta quel brano, quindi deve fare il disegno di quel brano. E poi deve ripassare inglese. Quindi noi praticamente passeremo tutta la serata in compagnia dei compiti e di Sanremo. Non ce la posso fare, raga. Non ce la posso fare. Cioè, io quasi quasi non la manderei io domani. No, ce la mando lo stesso, non so. Io non sono una di quelle mamme che non manda i figli a scuola perché non hanno fatto i compiti o perché sono troppo stanchi o che cosa. Cioè, deve prendersi la responsabilità di quello che fa, ovviamente. Quindi se lei si trova che non è riuscita a finire i compiti perché si è dimenticata e è rimasta indietro, prende la nota, ragazzi. Cioè, io ho smesso di giustificarla perché lei comunque... È più lenta, ci mette tanto, se cosa, eccetera. Però siamo arrivati in quarta elementare che non è più possibile che io la giustifico su questo. Quindi deve prendersi la responsabilità di quello che è. Quindi stasera deve fare praticamente tutti i compiti e deve imparare a ottimizzare i tempi, ragazzi, perché questo è. Perché sennò si troverà molto male crescendo. Comunque, adesso io mi sono fatta la mia tisana, vedo cosa mangiare perché praticamente Samuele mi aveva preso. Ora ve lo faccio vedere. Samuele l'altro giorno mi è tornato a casa con questi che sono delle confezioni di pancake, vedete, già tutte imbustate, e una confezione di waffle. Ok? Una confezione di waffle. E volevo fare merenda con una di queste due cose. Penso molto che farò colazione, sì, colazione, che mi fa farò merenda con i waffle, sì, e ci metto sopra il burro d'arachidi. Questi invece me li mantengo per colazione, semmai, perché questi tanto i pancake li conosco, mi piacciono. I waffle è la prima volta che li prendo, insomma, non l'ho mai mangiati, quindi sono curiosissima, li voglio assaggiare. Quindi la mia merenda saranno i waffle, ovviamente non tutti, cioè ovviamente tipo due, tre e basta, perché sono pure troppi. E se Alessandro se lo vuole uno lo prende e la mia tisanina. E mi riposo per quell'oretta che mi manca poi per andarla a prendere. Che poi tra parentesi, io oggi dici, vabbè, potevi anche evitare di mandarla a karate per un'ora e mezza. Sì. Avete ragione, il problema è che dovevo portare anche un altro ragazzo che fa karate con mia figlia, che la mamma praticamente, poi ve l'avevo detto, insomma, che la mamma mi aveva chiesto gentilmente se portavo anche il figlio, quindi non è che alle 5, anzi un quarto d'ora prima dell'appuntamento con questo ragazzo io gli potevo dire, guarda, non ce la porto più Aurora a karate, quindi trova un passaggio per tuo figlio, cioè purella, questa mi dispiace pure perché poi la conosco, quindi... Mi dispiaceva, quindi alla fine ho detto: senti, vai a karate, quando torni, però tocca farsi i compiti. Sei tutto sporco di cioccolato. Non c'è niente. Ma come non c'è niente? Sei pure cieco. Non c'è niente. Vabbè.
Lui c'ha una tuta bellissima addosso, oggi gli hanno fatto i complimenti. Vabbè, io nel frattempo sto aspettando che il corriere mi porti la mia friggitrice ad aria nuova, che ancora non mi è arrivata. Appena me la porta ve la faccio vedere al volissimo e poi niente, e poi basta. Che tra parentesi ho pure preso gli accessori della friggitrice ad aria. Questi qua, air fryer accessories, che l'ho presi su Amazon, l'ho presi proprio per la friggitrice ad aria nuova che mi deve arrivare, della grandezza per quella friggitrice. E c'è dentro la teglietta per fare il pane, la teglia per fare la pizza, la gratella per fare gli spiedini, la griglia per fare le bistecche, e, quello per fare i muffin. Quello per le fette di pane, per scaldare le fette di pancarré, insomma ci stanno tutti gli accessori. Peccato che la friggitrice d'aria praticamente mi doveva arrivare oggi, ancora non mi è arrivata. Speriamo che arrivi il prima possibile, ragazzi. E niente, a posto, vado a far merenda, ci vediamo tra un po'. Ciao. Lui torna e porta questo. Che ha portato? Che ha portato? Che ho portato? Che ne Dai, so? Spiega tu, no, io non c'ho voglia. Granola al cioccolato, che volete sapere? Dichiarazione nutrizionale. No, ah, granola con cioccolato. Miscela di cereali, quinoa, miglio, semi di chia con gocce di cioccolato fondente. Bio. È bio, è la classica marca di... Dove l'hai presa? DMD, The Todis, questa l'ho presa da Todis. Ok, poi che hai preso? Hai preso queste, si è dato le barrette ultimamente. Barrette proteiche. Non so perché si è dato le barrette. Tipi. Queste sono alto contenuto proteico. E alto contenuto del zucchero, se leggi. C'hanno il c'hanno 16 grammi per questi barretta. Questi c'hanno un botto di zucchero. C'hanno 16 grammi per barretta di proteine. E c'hanno di zuccheri, ve lo dico subito, 12 grammi di zuccheri per barretta. Tantissimo. Che so, la metà del fabbisogno giornaliero di zuccheri, perché dovete sapere che noi almeno 20 grammi. Dipende. E poi ho preso queste, che mi ha già detto che sono buonissime. Queste uguali, proteiche, c'hanno meno proteine, perché queste contengono circa 10,8 grammi per barretta. E c'hanno meno zuccheri di quell'altro, però no, c'hanno, queste mi piacciono, vedi, c'hanno che poi che so a base di nut, quindi per porzione noccioline. C'hanno 1, no, dov'è? 10,4. È più fattibile. Vabbè, se dopo non ci mangi zuccheri e mangi solo questi, fondamentalmente queste le mangerò io allora. Poi che ha portato per me, mangerò io. Vabbè, dai, le rivai a prendere. Sì. Poi ha preso questi stick all'avena, che sono tipo i cosi, come si chiamano? Completamente naturali questi, sempre bio. Sì, sempre bio anche sempre lui. Sempre bio anche questi. Poi ha preso avena praticamente, gli ingredienti. Sì, sembrano gli stick quelli di cereali. Avena 50%, stick. Farina di mais. C'è sempre. Crusca d'avena, altro 10%. C'è un pochettino di zucchero di canna, ma c'è poco. Vabbè. Sale marino, contiene glutine, ma questo vabbè, non si sapeva. Agricoltura, soia e sete, tracce di soia e di sete. Poi ha portato un po' di roba di Fiorentina. Allora, qui io sembrano tipo patatine. Ah, allora, queste sono. Sembrano tipo patatine.
Per farci l'aperitivo. Con olio extravergine di oliva. E sono fatte con riso, credo, perché rice snack. Gluten free per forza. Che cerco di capire. Che cosa, per forza c'è scritto gluten free. Sono gluten free. Quindi per forza. Quindi sono per i pesci. Poi ha portato questo, che questa forse è l'unica cosa che non è particolarmente sana. Di riso con olio extravergine di oliva 3%, prodotto senza glutine, specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine. Ci sta 51% di riso, farina di mais, olio di girasole, olio extravergine d'oliva 3%, già avevamo detto. Vabbè. Cioè, siero e latte lattosio, distrosio, sale, so cose di riso, insomma. Poi andiamo alla roba concreta. Queste sono le uniche cose forse, perché appena sono entrato io, quando vedo burro d'arachidi non posso resistere, è più forte di me. Perché è proprio una droga. Questa è l'unica cosa che non è sana, secondo me. Una piccola, perché grande droga. Secondo me c'ha un sacco di... Questi sono biscotti. De schifezze. Farciti con crema d'arachidi. Sì, no, ma guardate la roba che c'è, a parte... Farina, cioè, maltilolo. Maltitolo. Lecitina. Olio di semi girasole. C'è un bordello di roba qui Alto dentro. Lego, ma infatti non guarderei neanche i amido di cose. Mais, lecitina. Però stasera lo assaggiamo uno come dolcino. Perché siamo ma troppo io curiosi. Io ho mangiato uno di questi alle 6. Sono buoni, questi sono buoni. Sono buoni. Anche questi i non cosi. Lo so se sono buoni. Anche io invece verso le 6 ho fatto merenda con i waffle. E sono buoni pure quelli. Che ho presi sempre io, i waffle. Quelli li ho presi da MD. E va bene. Questo è quello che porta il marito quando ti dice vado al supermercato, ti serve qualcosa, no? E però lo porta. Se pizzate, una barretta è 198 kcal. Meno lui porta questa roba, ormai si è dato a ste cose proteiche, robe varie, cioè se vedete il nostro frigo è pieno di roba. Comunque adesso facciamo la cena. Lo sapete perché mangio sta roba? Perché la ragazza vuole questi. Ma siccome non vuole, fa vedere. Siccome vuole questi. Siccome vuole questi. Siccome vuole questi, capito? Vedete sta pagnola? No, allora, vuole questi, gli piace l'uomo tozzo, buon muscoloso. Dimmi amore, lei sta ancora a fare i compiti, cioè Sole? Aspettate. Non lo so. Sole 19:53 e lei sta ancora a fare i compiti. Ciao. Ciao. Andiamo bene. Vabbè, continuo a fare i compiti con lei. Ragazze, con l'ennesima tisana io vi do la buonanotte. I cani sono tornati, eccoli qua, gli danno la buonanotte anche loro. Sanremo è cominciato, anzi, praticamente quasi finito. Buonanotte, al prossimo video, a domani.